Siamo che sempre noi, siamo sempre noi, attenti a quei due dalla Feltrinelle di Latina, Didano e Francesco. Didano e Francesco, dopo la scorpacciata elettorale, la scorpacciata, ma anche un po' di rigurgito elettorale. Sì, abbiamo un conato elettorale. Esatto, allora cominciamo a ragionare invece dell'approssimarsi delle amministrative nei tre comuni più importanti della provincia di Latina: Aprilia, Cisterna e Formia. Considerando che già cominciano a uscire fuori alcuni nomi pressoché noti, non noti, improbabili, impossibili, da qui al prossimo futuro cominceremo a ragionare su ognuno di loro e capire chi avrà le maggiori chance per arrivare a Dama. A diventare sindaco. A diventare sindaco. Però possiamo dire alcune cose generali rispetto a questi tre comuni che sono tra di loro molto, molto differenti, soprattutto Formia rispetto agli altri due, perché gli altri due, Cisterna ed Aprilia, hanno degli elementi di in omogeneità, comune, certo. Sono la parte nord della provincia, sono tutte e due aree industriali, hanno tutte e due deficit di classi dirigenti, insomma hanno delle caratteristiche, cose che a Formia si presenta in maniera differente. No, considerando che a Formia comunque c'è stato un grande exploit anche del Movimento 5 Stelle. Questo è comune agli altri due, addirittura al nord è più forte, perché ad Aprilia addirittura siamo i 5 Stelle prendono il 45%, praticamente un elettore su due che si è espresso ha votato per i 5 Stelle, e la percentuale cala intorno al 35% a Cisterna e a Formia il 37%. Significa comunque che quell'opzione politica è presente ed è forte in tutti questi comuni. Vedremo come si tradurrà a livello amministrativo. Fino ad ora i 5 Stelle non hanno espresso alcunché in termini di classe dirigente locale. Vedremo insomma. Senti, cosa, volevo cosa riusciranno a fare. Invece che tu facessi un'analisi in alcune situazioni, come per esempio Parma, ma anche adesso Pomezia, i sindaci uscenti sono usciti, sono fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Quindi il sindaco di Pomezia si candida per esempio con una lista civica. Si ricandiderà, il no, perché come tu hai grossi risultati, poi hai grossi... No, ma io non ero candidato. No, dico io, intendo il 5 Stelle, non tu personalmente. Il consenso dei 5 Stelle è un consenso che gliel'ha portato il vento, e il vento insomma in genere alza a volte anche tanta polvere, fa tanta polvere, cambia direzione, e poi dopo il vento c'è la bonaccia, quindi se non si strutturano la vedo difficile mantenere questi livelli. Strutturarsi significa essere capaci per esempio di tenersi i sindaci che c'hai e su cui poi costruire il passaggio successivo. La Lega, che oggi è l'altro partito che ha fatto un exploit importante in nella scorsa competizione elettorale, ha avuto la caratteristica che quando ha assunto i sindaci non li ha cacciati, sono rimasti e ha creato un'ossatura di classe dirigente che adesso gli fa è la forza con cui si presentano per i passaggi successivi e anche per i passaggi governativi dei prossimi venturi. Ecco, i 5 Stelle penso che questo tema se lo debbano porre, anche perché nella selezione della classe dirigente non sempre sono provveduti, vediamo quanti incidenti di percorso hanno rispetto a chi sceglie. Quindi in futuro a maggio, giugno, quando ci saranno le elezioni amministrative in questi tre comuni, dovremmo comunque aspettarci una partecipazione, una presenza attiva del Movimento 5 Stelle e della Lega, e insomma se la giocheranno loro oppure i partiti tradizionali rientreranno in gioco forti anche lì servono le persone nella competizione locale. Quando si sono presentati per esempio a Sezze, si sono presentati nelle elezioni l'anno scorso, non hanno fatto granché. Adesso vedremo il risultato delle politiche. Nelle politiche stravincono, perché nella politica tu voti un'opzione nazionale, addirittura non so andare a vedere chi hanno i candidati locali, penso non li conoscano. Sull'opzione da sindaco è un po' diverso, lì devono cercare una classe dirigente, questa è la vera sfida di Di Maio.
e lui ha normalizzato il partito, l'ha reso rassicurante anche per quelli di Confindustria, però deve cercare adesso di crearsi la classe dirigente, cioè delle persone credibili che possono andare nei posti per governare. A Torino e a Roma sono grandi città, puoi trovare il personaggio che esce dal cilindro, ma a Aprilia, a Cisterna, a Formia la vedo un po' difficile. Vedremo, può darsi pure che ma può darsi ci riesca, è una bella sfida, perché fino adesso ci hanno sorpreso, quindi credo che le sorprese siano possibili. Certo è che non può darsi pure che ci saranno dei trasfughi che da una parte passeranno a un'altra. Sai, quando vinci sei parecchio attrattivo, e quando perdi che sei distrattivo. Ci dicono che dobbiamo chiudere. Appuntamento alla prossima volta, sicuramente da adesso in poi seguiremo le amministrative e sarà il nostro punto focale di attenzione per le trasmissioni a seguire. Alla prossima volta.